Tieni e usa la pozione focalizzante, ottieni la pozione massima di Edurus, poi usale simultaneamente, quindi pozione Edurus. Che è? È di schiura? Ma dov'è? Qua sopra? C'era qualcuno che parlava, non più ho visto nessuno. Oh, vedo che c'è una... Ma non mi segna la missione dove... Ah. La Cina, ancora meno. Era. Ho fatto questo rumore. È un lupo? Boh. Ma adesso fa Una è passare il tempo. sistemata, manca l'altra. Non ho capito cosa vuol dire un esiste. Ah, il fatto della campana. Ho capito, però se non me la fa. E dai. Ancora non ho capito come faccio a interagire. Vai a lezioni di volo, pure. Tipo 15 praticamente, aspetta, ma aspettiamo. Signor Clopton, posso avere la sua attenzione? Clopton. Scusi, Madame Kogawa. Classe, diamo il benvenuto al nuovo arrivo alle nostre lezioni di volo. Benvenuto. Ciao. Ciao. La lezione di oggi sarà dedicata al ripasso di come si manovra una scopa in sicurezza. Vi ricordo che il volo è, prima di tutto, un metodo di trasporto. Ho l'impressione che qualcuno qui l'abbia dimenticato. Non vi insegnerò a fare acrobazie e non tollererò che le facciate durante le mie lezioni. Le lasciamo ai professionisti del Quidditch, come Toyohashi Tengo. Non ti piacciono, eh? Ora, vediamo se avete proseguito gli allenamenti durante le vacanze estive. Per chi non se lo ricorda, dovete avvicinarvi alla scopa, dire su, con voce ferma e chiara, mettervi a cavalcioni e accomodarvi bene sul sellino. Ma mi ricordo qualcuno ha piantato la scopa sul naso. Su. Vabbè. Grazie. Sta a voi. Su. Su. Su, stupido pezzo di legno. Su. Fate passare una gamba dall'altra parte. Mai tenere entrambe le gambe da un lato, o un soffio di vento vi butterà giù. Ma poi che equilibrio ci vuole? Un fischio mentre siete in volo, tornate subito a terra. Ora passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Ah, fate sto cominciando attenzione. A prenderci la mano. Le scope sono Vorrei di avere una scopa della tutta scuola. Mia. Le rivoglio indietro intere. Oh, ottimo lavoro. Ora che hai preso dimestichezza con la scopa, vediamo come te la cavi con un esercizio un po' più difficile. Che ne dici? Bene. Il prossimo gruppo di anelli ti condurrà intorno. Mantieni la velocità. Sarà una sfida più impegnativa. Che è più impegnativa? Panorama. Salve. Ah, c'è la vita della. C'è la vita della scopa pure. Chissà se mi hanno visto. Ah, boh. Ah, la vecchia rimessa per le barche. Peccato che tu non abbia attraversato il lago al primo anno. Beh, sicuramente è un ottimo modo per viaggiare questo. Posso farmela più di tutte le volte. Ah, di tanto in tanto la nostra vicina che abita sull'acqua viene a fare un saluto. Il caravano gigante! Bello! Ah, ma basta anche soltanto che manovro con... Ah no, perché devo manovrare anche con questo. Questo mi serve per direzionare, l'altro per guardare e sollevare in su e giù.
visto come volavi attraverso quegli anelli. Te la cavi piuttosto bene su quella vecchia scopa della scuola. Immagino sia ora di passare a qualcosa di un po' più stimolante. Ma forse sto correndo troppo. Non ci siamo mai presentati. Sono Everett Clopton. Sbaglio, un serpeverde come te potrebbe essere interessato a un diversivo dalle solite lezioni? La Kogawa sembra severa. Non vorrei finire nei guai. La Kogawa non se ne accorgerà neanche. Inoltre, non si impara a volare stando nel nido. Seguimi. Il tour sta per iniziare. Seguitemi, prego. Ora stiamo sorvolando il cortile di trasfigurazione. Sempre incantevole. Speriamo che il preside non stia bevendo un tè alla finestra. È bello vedere tutto dall'alto, vero? Porca miseria. C'è il giardino su cui fanno capolino le finestre della sala comune di Tasso Rosso. Un po' claustrofobico per i miei gusti. Come fa Everett a volare così veloce? Giusto, amo, sto portando la scopa. È molto comodo per sfuggire da una situazione difficile. Beh, comunque è bello. Se è un viaggio alla spinta propulsiva, mantiene la velocità di volo. Velocità di volo con L3. Attiva e disattiva, scendi e sali. Vabbè, quello lo sapevo, spinto in che senso? Ah, ci vado più veloce. Ed ecco sotto di noi il celebre ponte. Si pensi a tutta la magia necessaria per tenerlo in piedi. Ecco, ottimo modo per... come si chiama? È un ottimo modo per viaggiare, insomma. C'è anche il campo da 15, ma non si usa, diciamo. Oh, ho visto in scena. Quello è il fischietto della Kogawa. Il nostro giretto è finito. Ramen, ma buono. Ah, Claudio piace? Ma no, se è solo carne, sì. Se ce l'avevi duda, no. Smonta qui. E voi due dove siete stati? Stavamo solo facendo. Prima avevo 37.1. Non aver seguito le mie istruzioni costerà entrambi un bel po' di punti. Però. Mi sento male lo stesso io, perché di solito faccio 36. Perché non mostra il dovuto rispetto né a te stesso né alla tua scopa? Professoressa. Ora basta! Per oggi la lezione è finita. Quanto a te. Farai meglio a mettere un po' di giudizio per il futuro. Su, hai volato piuttosto bene. Madama Kogawa, comunque è maestra di adesso. Di volo. Mi dispiace per quella faccenda con la Kogawa, ma devi ammettere che il panorama meritava. È valsa la pena di perdere qualche punto per quella deviazione. Sembri a tuo agio su una scopa. Scommetto che con un modello migliore batteresti Imelda a mani basse. È la cocca della Kogawa. Se avessi una scopa tutta mia, potrei darle una lezione anch'io. Odio dover restituire la scopa dopo la lezione. Forse farei meglio a comprarmene una mia. Se puoi, dovresti. Quanto costa una scopa? 8.000 cosi? Ti consiglio di fare un salto da Albi Wicks a Hogsmeade. Cerca sempre qualcuno per collaudare i nuovi modelli. Terrò gli occhi al cielo per vederti passare. Devo andare a Hogsmeade per comprare la scopa. Senti se. Ma sai che scopa prendo qua? Non la Nimbus 2000, lo Swiffer 3000. Oh, questi giocano a un gioco che giocano i marocchini qua. Voglia di esercitare. Dove? Da Claudio? Ma ci andiamo già a maggio, no? Va bene. Parla con Clementine Villazzi, magi formula di evocazione. Hai tre magi di scopa. Ho sentito Clementine parlare tra sé e sé. Ha detto qualcosa a proposito di uno sciame di farfalle. Ma potessero anche morire queste farfalle, sinceramente. Mi sta sul cazzo le farfalle. Ci posso fare un cazzo. Ma dove si comprano le scope? No.
di comprare una scopa? Ma cos'è questo? Attrezzature sportive. Ah, eccola qua. Qua. Ah, cambiare i tasti, facciamo come Claudio, futuristico. Ah, ma quindi non lo, l'hai visti, te l'hai visto il video di quello che ti ho inviato io a te dei giochi, no? Settimo piano, appena possibile. Conosco un posto che potrà esserti d'aiuto nei tuoi studi. Intanto, inizia a concentrarti. Parlavo con Claudio. Ti spiegherò meglio quando ci vedremo. Quello dei... come si chiama? Dei giochi, l'hai visto? Che ti ho mandato il video o non te l'ho mandato? Nuovo. Quindi, ma non ti scarichi niente? Buongiorno. Quello delle macchine scarico. Albi Wix, al tuo servizio. Benvenuto a Spin Twitches. Hai visto quello là? Questo gioco da console, il joystick è facile da battere. C'è la mira assistita. Ma vaffanculo, va. Per fortuna con me. Mica io non la uso la mira assistita. Vabbè, sui giochi di combattimento, cos'è? Battlefield e Call of Duty la mia assistita io non la uso. Metti caso che ti passa qualcuno davanti mentre mira uno lontano, quello lì la mira assistita si sposta su quello che passa. Che per prestazioni. Ha detto che il blocco delle vie commerciali l'ha costretta a chiudere Spin Twitches. La mamma che parla con Alexa. Inutilizzabili. Dei criminali hanno preso possesso delle strade e minacciano i borghi. Posso volare in sicurezza ovunque, ma prova a farlo con una scorta di scope sulla schiena. Non è facile. Bene, torniamo agli affari. In questo momento te lo passo anche a te adesso il video del dei giochi, perché io a quanto pare allora l'ho fatto vedere solo a Max. Può dirmi qualcos'altro sulle sue scope? Sono la mia passione. Ogni dettaglio di ogni modello, tipo la fil di vento, con l'impugnatura di qualità in frassino. Le solcabrezza sono rare perché sono di tasso, Max qua. E come le bacchette di tasso hanno una brutta reputazione. Poi c'è la scatto di brace, famosa per la sua mamma, bellezza. Paura. Lavorare con le scope ogni giorno mi riempie. Beh, hai visto quando su Dead Island quella ammazza a Manila 2, il 2 lì e fa la musica metal. Io lo dirai in cucina oggi che ballavo. Si direbbe un bel assortimento di scope. Perché se lui balla. Grazie. Lui è bello e balla. Cosa stai cercando oggi? Ah, una scopa. La scopa, scopa, fil di vento. La scopa con stile è un tocco leggero quasi letteralmente. Scopa sfiero, sfiora luna. Una raffinata scopa in frassino che si caratterizza per la grande stabilità. Scopa della casa. Una scopa incantata per stregare un ricoglio della tua casa di Hogwarts. Scopa scatto di braccio. La scopa perfetta per i temperamenti focosi. Scopa solcabrezza. Una scopa comoda e veloce con un caratteristico motivo intrecciato. Quasi quasi prende. Ma scusa, costano tutte uguali. Ah no, non c'è il potenziamento per farla più veloce. Quell'oggetto è di altissima qualità. Sempre vedete, se no, c'è questo qua. Non è male, ma sono sti cazzi di tondini. Bella questa qua. Però mi sa che con la scopa della casa non bene. Quell'oggetto è di altissima acquista. Qualità. Sarai entusiasta. Allora, vendiamo un po' di oggetti che non mi faccio un cazzo, quindi... dai! Felice di fare affari con te. Acci sua! Un po' di oggetti che non mi servono un cazzo. Manco per il cazzo. Oh, questa roba! Cappello da stregone con top. Ma no, son culo. Cos'è? Accessori per la testa non identificato. Come faccio a identificarlo? Cappello da stregone a top. Ancora? Capito? Ma non mi piacciono i cappelli così. No. 8, 37. Gli occhiali. Vabbè, mette la difesa. 10.000. Dopo quella tua tengo. Sebbene qualsiasi modello sia un passo avanti rispetto alle scope che puoi trovare a lezione con la Kogawa, tutti hanno dei limiti. Tu sembri qualcuno a cui potrebbero interessare, diciamo, delle migliorie. Si spieghi. Ah! Sapevo di averci visto giusto con te. Che senso la schermata di avanti? A basse altitudini tutte le scope hanno prestazioni piuttosto soddisfacenti. Ma come noterai, più si sale, più la velocità tende a diventare meno costante. Beh, io penso di poter rimediare al problema. Sto lavorando ad alcune modifiche, o potenziamenti, se vogliamo, che miglioreranno le prestazioni di qualsiasi scopa.
Mi serve qualcuno che faccia delle prove di volo e poi torni a fare rapporto, così che possa perfezionare il tutto. Si dà il caso che un'altra studentessa di Hogwarts, Imelda Reis, Imelda, stia usando dei tracciati abbandonati per delle prove a tempo. Ma chi? Situazione ideale per raccogliere statistiche di volo. Se tu riuscissi a battere i suoi tempi e poi farmi un resoconto sulle prestazioni della scopa, io potrei ultimare il mio primo potenziamento. Che ne dici? È sempre stato appassionato di scopi. Un quadrato di carichi adesso. Vedere i giocatori manovrare le scope in quel modo. Ma io lascio così perché tanto ormai. Continuano a nutrire dubbi su di me e le mie idee. Ma spero che questo non ti dissuada dall'aiutarmi. Io mi sono avviato così tanto che su Fallout a posizione quadrato schiacciare uno. Perché vuole che sia io a valutare le prestazioni della scopa? Ho cercato di convincere Imelda ad aiutarmi, ma le sue stranezze in volo non la rendono la collaboratrice ideale. Mi serve qualcuno di talento e che non abbia cattive abitudini. Everett Clopton mi ha detto che tu fai al caso mio. Lui è sempre qui a studiare gli ultimi modelli. È appassionato di scope quasi quanto me. Se il tuo presunto talento può farti battere i tempi di Imelda, allora farti valutare la scopa mi sarà di grandissimo. Prova a vedere se c'è qualche vestito che potrebbe potenziare il mio personaggio. Deve aver frequentato le lezioni della Kogawa. È così. Ma il mio interesse per gli aspetti tecnici delle scope più che per l'arte del volo la faceva infuriare. Lei crede che gestire Spint Witches sia proprio il lavoro adatto a me. D'altronde non sarei mai potuto finire a fare il battitore per i cannoni o i Puddlemere United. E poi provo una certa soddisfazione nello smentire i detrattori che mi ritengono troppo giovane per gestire il negozio. Con il tuo aiuto darò nuovamente prova di essere il più esperto fornitore di articoli sportivi per streghe e maghi in circolazione. Interessante. Vedrò cosa posso fare. Ti ringrazio. Vedrai che ne varrà la pena. Se ho ragione, il nuovo potenziamento migliorerà le scope sotto ogni aspetto. Ti farò anche un prezzo speciale. E poi le prove a tempo sono divertenti. Vai al campo da Quidditch e Imelda Reis provvederà al resto. Quando hai battuto pluccia. Il tempo di Imelda, fammelo sapere. Allora, missione iniziata con la... Oh, cosa c'è scritto? Hogsmeade e alcune aree proibiscono il volo, cerca di cogliere il di volo vicino alla minimappa, per individuare il ritrovo in cui non ti è permesso volare. Ok. Ma questo cos'è, la bacchetta? E che me ne faccio, scusami, che faccio? Più un'altra bacchetta, no? Ok, questo cos'è, Emporio? No, uso fare i tagli. Quelle pozioni. Dove cazzo è quello lì che cambiava abbigliamento? Eccolo qua. Che palle che non posso usare la scopa adesso. Palle non sulla gomma. Eccolo. Ma che è? Primo maggio 2001. Ah, salve. Entra. E io mi bevo una tazzina di tè. Qualcosa, chiedi pure. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Se c'è qualcosa che abito splendente. Prestigioso. Posso vedere la termina del. Pennello. Minchia. Ah, cosa dei nonni, ma che è? Mantello del crepuscolo. Questo ancora. Cappello del sole. Ah, non so. Ma che cazzo. Non è male, eh. Se c'è 59. Direi che ti sta appennendo. Bello questo, bello, molto bello. Quanto mi costa? 500 o 10.000. Acquisto. Nessun cliente esce da Stracci & Sons deluso. È la nostra promessa. Lo posso già equipaggiare? Mi sembri una persona di buon gusto. Equipaggiamento. Qua. Becca. Bello. Ora sembra veramente mal di quando diventava corsato, però. Torna a trovarmi quando sarai nei paraggi. Si vede un attimino. C'è qualcos'altro? Oltre a sto vestito? Perché non. Ah, perché ha 21. 61 di attacco. Direi che ti sta a pennello. Anche questo non era male, però lo devo aspettare. Aspetta il 21, ma sono a 20.
Va bene, anche questo, tanto quello lì. Cappello. Cappello del sacco dello sgrassamento. Ma non mi piace come è fatto. Cioè, non fai qualcosa, fa schifo. Se non te l'ho ancora detto, è un piacere fare. Mi sembri una persona di buon gusto. Torna a trovarmi quando sarai nei paraggi. Ok, così è buono. Dei battelli a vapore. Allora, una libreria specializzata dovrebbe essere esattamente ciò che recita l'insegna. C'è quello delle pozioni, questo non so che cosa faccia, i semi. Ovviamente. Ma è ovviamente. Ovviamente tu avvii la mente. No? La macchietta non so cosa fa. Andiamo un attimo a pozioni. C'è un po' di missioni secondarie da fare. Un po', eh. Gatto. Che se c'era Claudio su sto gioco l'aveva ucciso tutti i gatti. Accomodati, se hai bisogno di pozioni curative sappi che sono la mia specialità. Cosa posso fare per te oggi? Senti se è stato sì, senti se. Ricetta della pozione focalizzante. Non ho pozione rigenerante. No, allora mi compro questo. Quanti soldi non mi manca? Pozione dell'invisibilità, ricetta della pozione del tuono e ricetta della pozione focalizzante. Ah no, eccolo qua, pozione rigenerante. Non posso prendere più di un... Devo comprarne uno singolarmente ogni volta. Pozione del tuono, così vado a fare quella lì. La della tizia. C'era una pozione... Oh, ma adesso se le compro un po'... Brava. E tua madre capisce. Saggia decisione. Grazie. Ok. Ma tutto bene oggi. Spero di rivederti. Addio. Allora, vediamo se lui ha qualche missione. Salve, signor Pippin. Salve, signor Pippin. Le serve aiuto con una consegna? Proprio così. Uno studente capace come te non dovrebbe avere problemi a raggiungere Cambridge. Si trova a sud di Hogwarts. Cosa dovrei consegnare? Mi ha ordinato delle pozioni dell'invisibilità. Di solito le consegno io, ma ultimamente ogni visita da Fatima si trasforma in un litigio. Si lamenta in continuazione della qualità dei miei prodotti. Ma come faccio a mantenere l'eccellenza con tutti gli ordini che fa? Non ho il tempo di distillare. Se potessi occuparti tu di questa seccatura, sarei ben lieto di lasciare a te il compenso previsto per la consegna. Va bene, va bene. Sarò felice di aiutarla con la consegna. Te ne sono immensamente grato, davvero. Ecco le pozioni dell'invisibilità che ha ordinato. Mi auguro non ti darà troppo filo da torcere. Vuoi vedere dove cazzo di bomba? Lei è una pozionante di talento. Ammetto che non mi dispiacerebbe dare una sbirciatina al suo ricettario, prima o poi. Prima o poi. Ricetta della pozione del tuono. Minchia, 1930, sti cazzi. Ma dove va? Dove vai? Ah, cioè. Andiamo qua a parlare anche con questo nel frattempo. Dice qualcosa a fare da Revelio. Ok. I tre manici di scopo, attualmente gestito da Sirona Ryan, è presumibilmente vecchio quanto Hogsmeade. I tre manici di scopo è il mitico punto di ritrovo degli abitanti del villaggio e degli studenti di Hogwarts, che desiderano godersi una bevanda dalla buona birra e whisky incendiario. E io mangio. Mi scusi, ma stava dicendo qualcosa? Oh, ciao! Parlo da sola, sai? Sono Clementine Willarcy, piacere mio. Pensavo alle belle farfalle che vedo sempre sul limitare della foresta. Quando mi avvicino, scompaiono tra gli alberi. Quando era Hogwarts, l'accesso alla foresta ci era severamente vietato.
Ci raccontavano storie orribili su quel luogo e da allora ne provo un timore irrazionale. So che è una sciocchezza, ma sarei davvero curiosa di sapere dove vanno le farfalle nella foresta. Non è che potresti scoprirlo per me? Vuole che segua le farfalle? Sì, esatto, se non è un disturbo. Quali storie orribili le hanno raccontato sulla foresta proibita? Che è proibita? Di tutto, da studenti misteriosamente decapitati a terribili covi pieni di ragni. Credimi, quando a 11 anni senti queste cose, ti impressionano. D'accordo. Se avrò tempo, vedrò dove mi guidano. Oh, che gentile! Gli studenti hanno più coraggio di quanto ne avessi io. Di solito mi trovi qui nei paraggi. Spero di rivederti presto. E Carmelina. Ricorda, puoi sempre trovare le farfalle al limitare della foresta proibita. Buona fortuna. Quale canzone? Ma quale canzone? Ah. Benissimo. Cerchio. Ma c'è anche l'altra, comunque, c'è anche l'altra canzone. No, ma c'è anche l'altra canzone che è bella da sentire. Sai quale? Tu. E poi Albatros. Eccole lì. Non se l'era inventato. C'è qualche stronzo qua sotto. Chi è? A questo punto forse potrò dare una risposta alla signorina Vilazzi. Eh sì, le farfalle le posso seguire, però se si fermasse. Ah, boh. Non è possibile rivivere. No. Se passassi qua fai regina di cuori. Tra mille colori. Oh figo, questo sta bellissimo sto posto, ma io non volevo andare. Scrabble. Che cazzo è qua? C'è una ricetta? C'è un libro? Che cazzo c'è? Se mangio troppe caramelle. E muori e ti rigeneri a casa. E allora no. E allora non va bene. Caramello d'alioto. Ottenuto dalle foglie dell'alioto, questo caramello è una deliziosa leccornia che provoca scoppi di riso incontrollato. Ah, la classica risata, la Joker, praticamente. Sì. Oggi stiamo tutti insieme. Se io entro a Hogsmeade con la scopa, no, niente, non puoi entrare su una cavalcatura, quindi automaticamente non posso. Tutte le strade portino a Hogsmeade. Sì, invece noi abbiamo a volte tutte le strade sembra che portino a Roma. Spiace, non a Hogsmeade. Sai cos'è? Sì, poi che? Mo vado di là Giuseppe, dico, stiamo a scorreggio e facciamo prima. Dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle. Ho capito, però. Allora, com'è andata? Le hai trovate? Mi hanno guidato nella foresta e svelato un tesoro. Oh, ma che meraviglia! I tuoi sforzi sono stati ricompensati. Ah, forse un giorno riuscirò a convincermi a entrare nella foresta. Per ora già mi rende felice sapere che al suo interno c'è qualcosa di gradevole da ammirare. L'ho detto e non ripeto.
Non ti ringrazieremo mai abbastanza per aver salvato il villaggio da quel troll. Se, mo inizia pure lui, olè, posso. Mo mi fa, se la prossima volta te stai zitto. Olè, a posto. Lei la canta, lui la sussurra. Manca quello che la compone, siamo a posto. Mi ride anche Giuseppe la canta sta canzone. Allora, una consegna complicata. Consegna 3 pozioni di invisibilità a Fatima. Sì, la piccola Fatima. Quella che non Fatima mai. Vieni. Ma... cos'è? Ah. Ma chi era? No. Non mi ricordo come cazzo che... Quindi la scopa ha una resistenza per fare lo scatto fulmineo. Ok. Tanto devo fare comunque 1200 metri, 1,5 km praticamente. Io voglio andare un po' alla sua terra. No, è la sua terra. È vicino l'acqua. Poi c'è il tentacolo del calamaro gigante, ma ferrata. Ma questa qua è l'isola dove hanno seppellito Bruce Lente nel... No, penso. Nel film. Non c'è niente. No, al mattino, senti, senti. Sì. Oh, cosa? Fa male tutto. Rebellion. Che tempo di... Senti lo sei, senti lo sei. Il piccolo da Torminozzi. Mi sa che c'è più roba per le schifezze che per il resto. Sì, quello sì. Per quelli ci sono sempre cose. Per la gente che paga ci sono sempre... Come si chiamano? Ci sono sempre i sanitari. Cioè. Non devi passare di fianco, basta che non ci entri dentro, se posso. Sì, appunto. Fa come il piccolo Manu. Morto. E poi cosa sto bevendo? Sì, quello sì. Pezzo di merda. Cambridge. Cambridge forse si chiama sto posto. Rebellion. Radice di zenzero. Vale la pena. Eccolo. Poi il piccio. Rebellion. Ma come l'hai comprato tu? Ma
Ma scusa, poi me l'hai detto che l'hanno messo a gratis per il chi ha il Prime, praticamente. Ma sai quante cose potrei fare se il fratello della Pina mi desse Amazon Prime per me sulla Play? Quante cose potrei fare io? Anche tua madre ce l'ha. Ma non so come si fa, non so se devo mettere il suo account, non so come funziona. Anche su Epic Games con Clash of Clans, stessa cosa. Manda un ragazzino a fare il lavoro al posto suo. Sempre alla ricerca di scorciatoie, quello lì. Magari le hai distillate tu queste pozioni. Ma non importa. Probabilmente sei molto più capace di lui. Come mai continua a ordinare da lui se pensa che le sue pozioni siano scadenti? Perché a quanto pare ho sempre più clienti che cercano di non farsi vedere. Chi sono io per giudicare? Ma immagina che stress. Cercare sempre di garantire prodotti di qualità. A differenza di altri negozianti, io ci tengo alla soddisfazione del cliente. Ecco le pozioni che aveva chiesto. Credi di cavartela così? Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Non avrai uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Bevila. Ecco. Questa è la pozione dell'invisibilità. Ma che è? Beh, direi che può andare. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Magari unendo le vostre ricette e abilità. Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. Che fallisca pure! Mille di quello e lei ha detto che sempre più 10 celle energetiche. Non farsi vedere. Come mai? Quindi lo bottone te le dà. Posso parlare a nome di tutti, ma di certo i miei clienti Ashwinder avranno i loro motivi. Fossi in te, fingerei di non aver sentito. Ah, boh. Va bene, no. Dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando oggi? Ottima decisione. Avrei scelto esattamente meglio la stessa cosa. Grazie. E vai a casa e riposa. Claudio, pensa che la Pina mi ha inviato una foto. Dopo un tot, sì. Mi ha inviato una foto. E mi ha detto che lei pensa questo quasi tutte le volte che torna a casa. E la foto parla. Quando torni a casa dopo una serata passata con lui e ripensi a come ti ha sbattuta per bene. Senti se. Torna da Perry Poppin. Chi è sta gente? No, lì mi ha dato fastidio quella cosa là. Io volevo dirla. Mi ha dato fastidio dire una stronzata. Oh, ma io sono fatto così, devo dire per forza la verità, se no non sto bene con me stesso. Scusa un attimo. Non dico che mi sento male, però comunque sento che ho fatto una cosa sbagliata e che non vado fiero di quello che ho fatto. Poi, ditemelo voi, se tu vuoi un ragazzo che ti mente, Claudio vuole un amico che gli dice bugie, io posso fare. Però non è corretto, secondo me non è corretto. Ma allora, sinceramente mi sa che lui non se ne frega niente, magari può anche capire, ma non penso che non gli avrebbe rotto il cazzo, penso. Anche perché alla fine sì,
Diciamo che sono amici, però non si conoscono bene. Cioè. Magari se magari si passa a giocare insieme tutte le volte nel patio e cazzatine varie, magari può capitare che Claudio invita una volta lui, se ha la possibilità, a casa sua, ma soltanto lui. Ma Claudio fa, ma con sto cazzo, e sti cazzi. Anch'io. Ma di quali? Sì. A Claudio piacciono i biglietti, va buono? Sì, alla fine si pigliano 10 euro in più questi. Tu già gli paghi il biglietto e la tratta. Cioè, è come se tu vai... mo' mori, cioè... Ho capito. Però penso che da Italo a loro qualcosa si detraggono pure loro, se no come cazzo fanno a stare aperti? 10 euro a biglietto che le persone fanno? Ma là è impossibile. No, ma per me qualcosa se lo tengono è impossibile, non possono rimanere aperti se no. È quello. Salve, stai cercando delle Sì. pozioni? Sì. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. Spero che non ti abbia creato problemi. Nulla che non potessi gestire, tranquillo. Meno male. E grazie ancora per il tuo aiuto. È stato un piacere fare affari con lei, signor Pippin. Parimenti. Ben lieto di cederti il compenso per la consegna, pur di non vedere Ecco, quella leggera. appunto. Buona fortuna con le sue pozioni, signor Pippin. Grande cura di te. Niente, mi ha risolto. Mi ha risolto. Sì. Ma io la sento bassa, dai, ma sarà la mia voce. Sì. Ma qua c'è i fuochi d'artificio, come faccio a missioni? Ma collaudo il fantasma del nostro amore. Ora è normale. Cosa c'è di più potente delle armi? C'è un gatto. I centauri si sono. Sì, vai, vai, tanto qua Claudio qua ancora che si ascolta, eh. Poi ci vediamo lui all'improvviso, il diadema fa tutto, tururu, tururu, e ancora, cara, mica un mese è passato. Sì, o io non vengo, ma fino a casa, mi sto a casa. Cosa? Io mi metto, Cesar, facciamo, allora andiamo in un posto dove vendono il basket case di pollo, no? Mangio le coscette di pollo e poi dopo canto, faccio gli occhi e la bocca e canto col coso in testa. A posto. Così non vede, nessuno vede la mia faccia e non capisce che sono io. No, tuo padre e tua madre parlano sempre così, ad alta voce. Il nuovo asso del Il giorno gruppo di dei quelli Sette perderanno Verde. la voce L'uomo da entrambi. combattere a bacchette incrociate? Sì. Ciao, Imelda. Magari lui sta Torna sculacciando domani lei sul presto. culo, che ne Dai. so. Sul serio? Starà ancora lavorando al suo potenziamento per le scope? Ho provato ad aiutarlo. Ha criticato il mio stile di volo ed è finita lì. Che faccia tosta. Perché coinvolgere te in questa sciocchezza dei collaudi? Imelda Quanto tempo Reyes. sai volare a malapena? Ha saputo del tuo exploit a lezione di volo con Quello di Cocco? Cosoli. Quello con Amadeo sono le affari tuoi.
Non so cosa ti abbiano detto, ma di sicuro non mi stavo mettendo in mostra. Dillo al resto della scuola, ma non importa. Lo sanno tutti. Io mi vedevo quello sempre con Amadeus, ma cos'è che era? Come, chi, cosa e perché, qualcosa lì era. Chi, come, quando, dove e perché. Quello mi piaceva con Amadeus, poi l'hanno tolto e allora non lo so più visto. E tu saresti un serpe verde? Quel cappellaccio malandato. Ma non c'è Amadeus. Basta così. C'è un solo. E soprattutto non c'è Giovanna, la moglie di Amadeus. Io ho fatto uno dei tempi più veloci su questo percorso. Vediamo se mi batti. Serpe verde contro serpe verde. Puoi dirmi di più su questi tracciati? Prendi tempo, quinto anno. E va bene, ti assecondo. Questo percorso richiede concentrazione. Devi anticipare velocità e altezza prima di ogni svolta. Gli altri provano la resistenza. Sono tre in tutto, creati secoli fa da ex studenti. Da quando Black ha cancellato il Quidditch, l'unico modo per volare sono questi percorsi. Per questo sono di nuovo popolari. Tutta la scuola ha voglia di gareggiare. Allora, quinto anno, vediamo che sai fare. Ma faccio schifo sulla scopa. Perché no? Posso battere il tuo record. Non vedo l'ora di assistere alla tua sconfitta. Eccolo. Ma certo. Che è sta roba? Porca troia. La velocità smutata. Mamma, aiuto! Aiuto! Quanto vado veloce! Ma scusa, se io... Ah, ma io posso andare... vai sotto! Sotto... Vai io... Ah, gli anelli sono 6 su 22, è posto. Ma dov'è lei? Non la vedo. Ah, no, devo battere il suo record, 2 minuti e 20, ma... Ma spero che non sia perché devo prendere tutte queste per fare 2 minuti e 20, no? Sì. Stanno volando, senti, sì, vado arrivare. Sembra di stare a giocare GTA ma la scopa, ma che è? Sta a fare gare sto qua. Oh, fatto. Io ti ho preso la giuride. Che ti ridi? A stupido. Tum. Ok, mi manca l'ultimo. L'ho battuta, sì, cazzo. Ho fatto 1:36, fa 1:20. Quindi devo uscire, ottiene un piazzamento della prova di volo sul campo da 15. Ah, no, pure l'altro canta questa cosa. Ma non è... Devi aver imbrogliato. E va bene, hai vinto. Ma non credere che sia finita. Non basta una sola pista per dimostrare la propria abilità. Di sicuro la mia... Una sola pista, dice lei. Non sei terribile. Ma se vuoi il mio rispetto dovrai guadagnare. Tu pensa questo. Che io c'ero io che cantavo questo. Sfido. E Maxi che cantava Albatross. Quindi quando all'improvviso si è messo a fare tutto turudu. E poi faceva I am Albatross turudu. E faccio bing apposta. Sarà molto più impegnativo. Puoi allenarti completando di nuovo questo percorso. Dai un'occhiata al podio. Ma si scrive così, poi il padre la fa piangere. Mi dà fastidio. La prossima volta vedremo se hai avuto solo una botta di fortuna mentre facevi un favore ad Albi Wicks. Ah, ok. Classifica della gara, guarda. Io sono arrivato a 1 minuto e 37, cioè Ruby Will è arrivato a 1 minuto e 32. Sospetto che il signor Wicks sarà lieto di sentire come me la sono cavata. E tu l'hai detto sto cazzo? Sì, io sapevo che aveva fatto l'incidente, sì.
Le piastrelle, le stampelle. E tu hai detto piastrelle, hai detto. Certo che la piastrella e stampelle è un attimo. Ma infatti se va di, ma da quale che mi ha chiesto per far bagno? Le piastrelle del bagno, ma che? La piastrella e stampelle è un attimo. Ma sono le tue quelle di tuo nonno o sono le mie della mia operazione? E si attacca al cazzo. Appunto, i soldi non gli mancano. Sì, è vero! Fratello. Ah, sei di ritorno. E hai qualcosa da rifare, sì. Spero. Con la Simona. Wicks, ho stabilito un nuovo record di volo. Incredibile. Sì, quella del 78 all'età di Max. E dimmi, la scopa è un po' turbolenta. Mica lui l'età nel 91, quella del 78. In alcune curve. Certo, l'amore non ha età, però. E ho sentito. L'amore non ha età. Cioè, Claudio potrebbe mettersi giustamente con la mia collega che ha 56 anni. Deviava, Se c'è l'amore. Devo mettermi subito al lavoro. Anche gli scettici dovranno ammettere che il mio lavoro ha sempre avuto del potenziale. Senti. Beh, è magra comunque. Chi potrebbe dubitare della sua abilità nel potenziare le scope? Oh, se sapessi. Le persone sono abitudinarie. Temono che mettere le mani su qualcosa che funziona possa rovinarla per sempre. Certa gente non apprezza la sensazione di libertà che dà una scopa ben calibrata, né le sottigliezze del processo creativo nel suo complesso. Non è che magari devi mettere il quadrato. Ma che gestisce un negozio come il mio. Dice che lì li metti quello che c'era prima. D'altronde fanno anche il pisolino dopo pranzo, da quello che so. E dove saremmo senza potenziamenti? Se Elliot Smetic avesse dato retta ai suoi denigratori. Però quella pina voglio sposarmi lo stesso io. Io semplicemente non li ascolto. E lei ha pianto. E lei ha pianto pure. Non vedo l'ora di saperne di più. Sono molto ottimista riguardo a questo potenziamento. Le lacrimucce. Ti farò avere presto mie notizie. Beh, io mi sono commosso, è stata la prima a dirmi di sì. Come risolvere il problema del rapporto tra altitudine e velocità? Amo? Cosa stai cercando? È vero, proprio su Fallout. È proprio di Fallout, poi. Ma scusa, questo mi ha detto mi faceva potenziare la scopa. Ma non posso potenziarla? Ma com'è che si potenzia? Sì, aspetta un attimo. Che sta cantando. Ah no, Fresno! Tururu! No. È diventata una droga quella canzone. È diventata una droga quella canzone. Piace troppo l'impugnatura per la mia bacchetta freccia nera. Sì. Canto più dopo. Tu immagini, allora, Fresno! E poi vabbè, credo che già c'è quello lì che me la fa sentire dentro il party. Ma non ti metti pure tu in giro così per casa. Poi arriva Marina e fa, ma chi cazzo gli ha fatto sentire questa canzone? Ma no, tacci tua! Completo del protettore. Ma ha detto che ho sbloccato qualcosa? Ah, il caschetto da l'elmo da sterminatore di ragni. Ah, quel famoso elmo che se Claudio dice, come sei messa a fortuna? Boom, proprio là dentro lo beccano. Sì, per forza. Se ne sono accorti loro. E quando mai?
Ma mi dice che qua c'è qualcosa da fare. Non capisco. Ok. Sì, e tu? No, no, è bello perché tu non è un cazzo, io invece ho sofferto. Perché mi dà fastidio sentire queste cose. Mi fa sentire sempre quello che è successo a papà. Appunto. Sì. Ah, io credo che abbiamo risposto uguale e allo stesso momento. Sì. No, no, Molly, mi sa senti tipo che suo padre urla e poi non lo senti più perché si sente tipo un forte colpo di mannaia che scende. E il padre della pina non parla più. No, no, il tuo padre non parla più. Anche quello si sapeva già, grazie. Ma come lasciateci qua? Ma cos'è che deve vedere qui? Ah, questo ha fatto culo. Pronto, sono dirlo. Ma com'è? E perché mi vengo? Ti vado bene? Bellissima. E tu sei sentito di senti, senti. Ah, ok. Ah, ma fino a lì si sapeva. Sta parlando a Meloni.